Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati per questa seconda semifinale per il torneo Globus edizione Summer. Siamo qui pronti in attesa dei ragazzi per iniziare questa seconda semifinale. Ricordiamo, la prima semifinale è stata vinta dai Globus X contro la compagnia Easy per 2-1, mentre oggi si affrontano l'IGP Clan. Sezione Chimera contro gli Endgaming. Nella prima mappa sarà Chalet, seconda mappa sarà Oregon. E se dovesse esserci una terza mappa sarà Costa. Vediamo se i ragazzi sono pronti. Ok, arrivano i ready e iniziamo subito con Chalet. Parte il team degli End in difesa, quindi avremo la prima difesa da parte degli End. Vediamo subito come andranno a organizzarsi. Guardiamo End Gaming, vecchio team partecipante alla Pro League, cambiato nome e si è unito appunto all'End Gaming. Vediamo subito la difesa Barzala Jogi con Bandit Castle, Valkyrie, Jäger, Mira, mentre in attacco vediamo un Ibana, un Thatcher, un Ashe, un Twitch, un Blackbeard. Una difesa molto particolare per gli End che non vanno a prendere il solito e classico pick all'interno di motoslitte o all'interno di cucina. Quindi andiamo subito a vedere come si comporteranno i ragazzi con questa non particolare difesa. Andiamo a seguire più da vicino la fase di preparazione con qualche cam di Valkyrie. Una difesa molto particolare che può portare grande vantaggio agli attaccanti, ma al tempo stesso può portare un problema in quanto non si aspettano una difesa del genere. Nel frattempo Valkyrie si è addormentata, quindi passiamo su un Mira che va subito a mettere il Mira a 3 secondi dalla fine. Vengono aperte le botole. Parte il round. Vediamo subito gli attaccanti con un Ashe che va a prendere posizione all'interno, anzi all'esterno di Bedroom. Lancia un drone per andare a dronare e poi avanzare. Vediamo che attualmente i difensori si trovano con un Castle e una Valkyrie al piano superiore e in questo momento li raggiunge anche Bandit che si trova all'interno sopra le scale in modo da fare sia su che giù il più rapidamente possibile. Tutti i difensori fuori site, viene fatta subito la prima kill da Snake J con lo Jäger, viene ucciso Blackbird, quindi porta in vantaggio la squadra difensiva. Viene fatto fuori un operatore molto importante che può creare molte problematiche ai difensori, ma grazie alla padronanza di gioco di Snake J viene subito ucciso. Vediamo adesso come si comporteranno gli attaccanti già in inferiorità numerica, a 2 minuti ancora di tempo a disposizione. Andiamo a vedere questa fase di attacco di Ashe che cerca di coprire biblioteca. Nel frattempo abbiamo il Thatcher che fa pressione dalle finestre di balcone. Ci va adesso anche Ibana a coprire. Vede, viene visto Castle da parte di Ashe. Vediamo chi avrà la meglio in questo scontro a fuoco. Nel frattempo Ibana perde molta vita. Ed Ashe decise di cambiare strada per non dare la possibilità a Castle di ucciderla, ma viene fraggata all'esterno, sempre da Castle, che si affaccia fuori dalla finestra e la colpisce. Buona giocata da parte di Castle, che però non riesce a uccidere Ashe, che viene ritirata su da Twitch in seduta stante. Prova di nuovo a uscire dalla finestra, questa volta Ashe è preparata e non si fa cogliere alla sprovvista. Vediamo come gli attaccanti si trovano un attimo in difficoltà. Drop da parte di Thatcher dalla finestra. Cerca il pick all'interno del site. Viene visto lo Jäger, ma non riesce a colpirlo. Nel frattempo Twitch riesce a rompere il mira. Tutti i difensori ancora in vita. Viene ucciso adesso Twitch.
Viene uccisa anche Ibana, sempre da Snake J. 5 contro 2, in attaccanti molto in difficoltà, 20 secondi. Vengono uccisi anche gli altri. Team kill da parte di Voodoo, che regala così il round di difesa a gli End Gaming, quindi 1-0. Buona difesa da parte degli End Gaming, che non si sono fatti uccidere nemmeno un operatore, quindi una difesa completa al 100%. Andiamo a vedere adesso se gli IGP riusciranno a emulare la difesa degli End Gaming oppure se soffriranno e andranno su uno svantaggio di 2-0. Intanto viene scelta come classica difesa cucina sala trofei con Valkyrie, Jäger, Bandit e Pulse e lo Smoke. No, mira, non si gioca con lo Smoke in difesa gli IGP, ma decidono di non utilizzare un Pulse. Mentre in attacco abbiamo visto la presenza di un EQ molto utile per scovare le eventuali cam di Valkyrie, che possono dare un grande vantaggio ai difensori, ma anche la presenza di un Blackbeard, un operatore molto fondamentale come abbiamo detto prima. Poi Buck, Thatcher e Ibana, classici operatori d'attacco. Andiamo a vedere sicuramente un bel attacco. Nel frattempo andiamo a seguire i mira posizionati all'interno di sala trofei in modo tale da avere il controllo della lobby di fianco e delle scale per salire al piano di sopra. Una presenza di Pulse molto utile per disturbare gli attaccanti da sotto con un C4. E inizia adesso il round. In attacco notiamo l'assenza di un Ash, un operatore molto veloce e soprattutto utilizzato principalmente come entry fragger. Nel frattempo abbiamo il Blackbeard che crea confusione e fastidio dalla finestra principale. Viene ucciso in questo momento il Bandit, colto alla sprovvista dalla presenza del Blackbeard dietro la collina. Quindi subito in vantaggio gli attaccanti, 5 contro 4, ancora 2 minuti e mezzo di gioco. Round praticamente appena iniziato, Valkyrie presente al piano di sopra, spottata da un Blackbeard. Bella giocata di Valkyrie, che con un C4 riesce a portarsi l'uccisione su Blackbeard in scontro a fuoco con Buck. Nel frattempo muore anche Q, muore Buck. 4 contro 2, grande giocata di Valkyrie in questo caso, che viene uccisa tramite wallbang da Thatcher, che sapeva della sua presenza, probabilmente chiamata la Valkyrie dal Buck. Comunque 3 contro 2. Attaccanti ancora 2 minuti a disposizione, quindi tutto ancora in gioco. Viene aperta in questo momento la botola. Thatcher controlla il flank da lato scale biblioteca, onde evitare di essere colpiti impreparati. Va adesso al dronare. Nel frattempo seguiamo Ibana, che si appresta a scendere giù verso la finestra di trofei. Nel frattempo abbiamo Mira sdraiata sotto la finestra. Vediamo se verrà dronata. 1 minuto e 20 ancora a disposizione per gli attaccanti, che devono un po' studiare la situazione per evitare di essere sopraffatti dai difensori. Nel frattempo il Pulse nota la presenza di un attaccante, decide quindi di prepararsi all'ingaggio, ma l'attaccante stava solamente passando, non ha intenzione di entrare dal basso, si è apposta in realtà all'esterno della lobby piccola. Ricordiamo, Mira in questo momento riesce a fare fuori Thatcher. Lo stavo proprio appunto per ricordare che là avevamo il doppio Mira, 2 contro 1, e viene ucciso in questo momento da Voodoo, l'ultimo operatore degli attaccanti. Quindi difesa vinta anche per gli IGP, 1-1. Per ora si sembrerebbe un match molto equilibrato. Anche gli IGP in questo caso sono riusciti a difendere in modo egregio, con qualche piccolo acciacco, però sempre sono riusciti a difendere, quindi basta e avanza. 1-1, adesso difesa di nuovo agli End, vediamo se riusciranno a tornare in vantaggio, si faranno superare dagli IGP. Gli End che vanno nella difesa più classica, quindi cantina rimessa motoslitte con Mira, Jäger, Valkyrie, Smoke, Bandit, quindi classico roster difensivo. E adesso gli attaccanti invece abbiamo Thatcher, sì, Thatcher, IQ, Ibana,
Twitch e Blackbeard, quindi cambiano roster d'attacco gli IGP e prendono il no, scusate, prendono l'IQ, che come dicevo prima appunto molto utile soprattutto per le cam di Valkyrie, ma anche per evitare il bandit trick, in quanto comunque può andare a vedere dove vengono messi i bandit. Intanto Valkyrie va alla a posizionare le sue cam, molto utili per controllare i vari site. Difesa in cantina, difesa molto larga, che vediamo come gli vanno a tenere i piani superiori. Smoke esce fuori ma rientra immediatamente. Tengono una difesa con muro di vini aperto per tenere il corridoio, perché abbiamo visto anche prima la presenza della cam di Valkyrie, che dà molte informazioni all'operatore che si troverà a difendere, in questo caso Smoke. Viene visto il Twitch, distrutto il primo Twitch, quindi non sono riusciti ancora ad aprire il mira con il Twitch, quindi vediamo adesso come si comporteranno gli attaccanti. Andiamo a seguire il Q, che cerca subito di scovare le eventuali cam di Valkyrie. Nel frattempo abbiamo il Bandit che si trova in roaming nelle scale biblioteca per evitare agli attaccanti di prendere possesso della zona di cucina. Scusate, volevo dire di corridoio in modo slitte. Nel frattempo Valkyrie ancora in roaming, in difesa all'interno del site abbiamo solamente Mira, Jäger e Smoke. Attaccanti che tentano l'attacco con IQ solamente per il momento su modo slitte, mentre Ibana va al droning dei piani superiori. Viene posizionata una claymore da parte di Twitch fuori le scale, onde evitare un pick aggressivo da parte dei difensori. Arriva in questo momento il Thatcher davanti modo slitte, viene fatto fuori il Bandit. Ora devono aspettare l'arrivo di Ibana, che entra dentro garage principale, quindi forse una strategia di disorientamento per gli attaccanti. Adesso viene segnalato da Thatcher il filo spinato sulle scale. Ibana in questo momento si sposta per andare ad attaccare da garage principale. Vediamo ancora il Twitch che tiene posizione, viene messo giù il Bandit. Vediamo se riuscirà Ibana ad aprire. Posiziona la carica al centro, viene fatta fuori la carica, subito una carica in meno per Ibana, che va a tirare anche la seconda. Vediamo se riesce ad aprire. Sì, riesce ad aprire, quindi prendono controllo del garage principale. 30 secondi, va adesso Smoke a rinforzare la rotation, onde evitare un pick aggressivo. 30 secondi ancora, tutti vivi. Devono sbrigarsi gli attaccanti se vogliono cercare di creare problemi ai difensori. Viene aperto il mira in questo momento da Ibana. Vediamo quale strategia userà. Se probabilmente si metterà BB a coprire dal mira. Se prima Smoke è andata. Ancora BB che copre. Muore adesso Smoke. Fa la prima kill col pompa. Seconda kill. Tutti quanti dal buco della porta. Tutti nello stesso punto. Vengono massacrati tutti quanti allo stesso punto. Non riescono in questo caso gli IGP a plantare. Buona difesa da parte degli End, che hanno resistito fino all'ultimo. Forse un attacco sbagliato degli IGP, che hanno concentrato tutti quanti gli operatori in un'unica direzione. Come abbiamo visto, sono stati malamente uccisi dallo Smoke e dai suoi compagni. Quindi 2-1 per gli End. Adesso difesa IGP, che anche loro vanno, anche loro in questo caso vanno a difendere in cantina rimessa a modo slitte. Operatori simili, se non gli stessi, agli End Gaming, quindi Valkyrie, Smoke, Mira, Bandit, Jäger, mentre in attacco stesso roster di prima. Vediamo adesso se riusciranno gli IGP a difendere sotto. Abbiamo visto una buona difesa da parte degli End Gaming, forse un attacco sbagliato da parte degli IGP, non lo so, vedremo adesso nei prossimi match se riusciranno a ristabilire il pareggio o se ci sarà un divario più grande. Andiamo a seguire la fase di preparazione. Vediamo se in questo caso le Valkycam saranno d'aiuto, come sono state d'aiuto quelle degli End.
vediamo dove verranno posizionate, che tipo di strategia difensiva utilizzano gli IGP. Valkyrie che si trova in questo momento in biblioteca e andrà a lanciare fuori dalla casa la prima Valkycam. Scusate, la seconda Valkycam che probabilmente viene subito distrutta dall'audio. Possiamo aver sentito appunto la Valkycam distrutta. Intanto Smoke va a fare la rotation, tipologia difensiva simile a quella degli End. Ma nel fare la rotation con la bombetta Smoke si distrugge anche un Bandit. Quindi piccolo errore in questo caso da Smoke che va a prendere posizione. Mira e Smoke tengono controllo di. Viene intanto Erika, la prima uccisione. Viene ucciso BB, quindi anche in questo caso viene ucciso un operatore molto fondamentale. Nel frattempo viene ucciso anche. Viene ucciso anche lo Jaeger. Quindi 4 a 4. Il vantaggio è stato leggermente a favore degli IGP, ma poi successivamente rimesso in parità il numero degli operatori. Però buona giocata da parte di Valkyrie, che comunque riesce a portare a uccidere un operatore fondamentale per gli attaccanti, quale Blackbeard. In questo momento IQ si appresta a scendere dal corridoio rimessa a modo slitte, un posto molto importante per cui da cui poter creare disturbo ai difensori. Nel frattempo adesso vanno gli End ad attaccare dal garage principale. Vediamo se riusciranno ad aprire come hanno fatto prima gli IGP. Sì, in questo caso non c'è nessun disturbo da parte di Bandit che si trova in tutt'altra zona. Infatti Bandit si trova al piano superiore a rommare per cercare di flancare gli avversari nel caso in cui non dovessero accorgersi della sua presenza. Va intanto Ibana ad entrare in questo momento in lobby principale. Viene ucciso il Bandit che a sua volta però riesce a uccidere Thatcher, quindi nulla cambia a livello di numero di operatori. Brava una defragga da parte di Q che copre il compagno nonostante subisce comunque una perdita alla squadra, ma restano comunque in pareggio numerico. Vediamo se riusciranno adesso gli End negli ultimi 30 secondi a tentare il plant. Va adesso IQ, si droppa Buck che riesce a portarsi l'uccisione su. No, scusate, è Mira che uccide l'attaccante. C4 di Mira che non va a segno, però vede comunque il plant in corso, non riesce a ucciderlo, va di coltello. Errore di Mira in questo caso un po' superficiale, ma grazie alla copertura di Smoke riescono comunque ad aggiudicarsi il round difensivo. Quindi 2 a 2, ancora 2 a 2, ancora tutto in gioco. Tutto ancora da decidere, non c'è un divario. Vediamo adesso difesa per gli End, sempre in barza alla giochi, quindi una scelta molto particolare del tipo di difesa. Viene riutilizzato barza alla giochi, manca la presenza di uno smoke. Vediamo adesso se riusciranno gli IGP in questo caso a avere la meglio in difesa. Intanto cambia il roster d'attacco. Viene preso il Capitao al posto del Twitch. Probabilmente scelta di cambiare gli operatori dovuta al fatto che Twitch in questi 4, no, 2 round non è riuscito a avere l'effetto desiderato, quindi quello di infastidire il Mira. Quindi si tenta un pick diverso, quindi Capitao molto utile per dare fastidio con il fuoco anche con le smoke al tempo stesso. E adesso parte il round, vediamo adesso gli attaccanti che tipologia di attacco tenteranno di fare, se passare da sotto o da sopra o direttamente andare verso il site. Adesso va BB a prendere possesso del terrazzino di fronte bedroom. Probabilmente tenterà un push dall'alto.
cercando di chiudere i Romer da due punti, in questo caso Romer, Valkyrie e Castle nello stesso posto, quindi in biblioteca. Vediamo, adesso si accinge a salire dalle scale il Bandit, quindi stesse posizioni del round precedente. Adesso, in questo momento, va Jäger a portare la prima uccisione al team, quindi muore adesso subito il Capitao, quindi sotto già da 2 minuti al termine gli IGP che devono riorganizzarsi per cercare di tentare un attacco. Va il BB a dronare sotto le scale per trovare eventuali roamer dopo la call del Capitao. Trova il castle chiuso, quindi probabilmente si aspetta la presenza di eventuali nemici al di là del castle. Vediamo intanto Valkyrie che viene rotto il mira, quindi fuori un mira. A difensori a controllare le gambe per cercare di trovare e individuare gli attaccanti. Sempre stessa tipologia di attacco anche da parte degli IGP che tentano un push frontale. Vediamo se adesso gli IGP riusciranno a impensierire i difensori. Snack J che viene wallbangato da Thatcher. Vediamo adesso l'avanzata di Blackbeard che va a copertura di Thatcher per cercare di prendere il Roamer che si trova in questo momento all'interno di corridoio, chiuso all'angolo. Deve in qualche modo riuscire a spostarsi. Ci prova in questo momento, ma viene ucciso da Superluke col BB, quindi 4 contro 4. 30 secondi, Voodoo riesce a uccidere anche il Mira. Non c'è nessuno all'interno del site, tutti a coprire dalla parte superiore, quindi devono stare attenti gli IGP. Vede in questo momento uccisa anche Valkyrie. Buona giocata da parte di Ivana, che al tempo stesso per tirare una flash si autoflasha. 2 contro 1, resta solamente il Castle. Plant in corso, no, ancora no. Va adesso a plantare. No, sta ancora decidendo dove plantare. Viene ucciso nel frattempo da Voodoo Castle. Un po' indecisa in questo momento, in questo turno, è chiuso dove plantare. Non si sentiva al sicuro, ma grazie alla buona copertura di Banner riescono gli IGP a portarsi in vantaggio per la prima volta all'interno di questo game. Adesso vediamo la difesa degli IGP, sempre cucina sala trofei. Vediamo sempre la Valkyrie, il Bandit in attacco, mentre vediamo il Thatcher, il Buck, il Blackbeard e l'Ivana. In difesa non viene ripreso Pulse, quindi decidono sempre di andare scusate, non viene ripreso lo Smoke, decidono di andare col Pulse. In attacco invece abbiamo visto per gli End la presenza di un Ashe, quindi viene lasciata da parte il Q. Forse non utilizzata al 100% al round successivo, quindi cambio roster in attacco. Cercheranno di pushare più aggressivamente con la presenza di un Ashe. Vediamo adesso la fase preparatoria degli IGP che vanno a rinforzare sala trofei. Andranno a rimettere probabilmente il doppio mira che gli ha portato un grande vantaggio nella difesa precedente. Sì, doppio mira posizionato in sala trofei. Sicuramente uno dei due verrà aperto. Ok, andiamo adesso a seguire le ultime fasi di preparazione e invece passiamo subito agli attaccanti con un Ashe che va subito a rompere la finestra di balconcino per dare la possibilità, magari il tentativo di un wallbang che per poco non riesce. Nel frattempo Valkyrie si trova sempre in ufficio, va a roamare adesso in sala biblioteca. Va in questo momento Ashe a prendere possesso del balconcino davanti ufficio. Vediamo se accompagnata dal Buck che va a prendere possesso del balcone sopra camera da letto. Tre operatori attaccanti che prendono possesso della zona superiore mentre Blackbeard e Ivana fanno da supporto. Va adesso Ashe a rompere la finestra. Vediamo se entrerà. Nel frattempo Valkyrie viene vista dal Thatcher,
Scontro a fuoco, per ora la meglio ce l'ha avuta il Thatcher. Valkyrie nascosta in biblioteca, sfiorata dai colpi di Ashe. Arriva al supporto di Valkyrie lo Jaeger, che vede la presenza del Blackbeard, probabilmente aiutato da una call. Restano tutti ancora a prendere il piano superiore. Vediamo se riuscirà lo Jaeger a uccidere l'Ashe. Nel frattempo Ashe ancora non è entrata in uffici. Torna indietro. In questo momento doppia uccisione da parte degli End, che con una Claymore si portano a casa un IGP. Resta solamente Valkyrie, che è costretta a rientrare in site. 5 contro 1, poche speranze per Valkyrie. Ma in questo gioco tutto è possibile, ma grandissima giocata di SnakeJay, che si droppa dalla finestra e in volo uccide Valkyrie. Probabilmente intimorito dal C4, comunque se lo aspettava si droppa e la uccide. 3-3. Match molto equilibrato fin da subito. Difesa in questo momento per gli End, che possono andare in qualsiasi site in quanto persa la difesa precedente. Infatti decidono di ritornare in cantina motoslitte. Stesso pick, vediamo se viene ripreso lo smoke. Sì, stesso pick per i difensori, simil pick per gli attaccanti, che viene preso Capitao, EQ, Blackbeard, Thatcher, Ibana. Viene preso anche in questo caso sia i EQ che Capitao. Andiamo a seguire la fase di preparazione degli End. Vediamo se terranno anche in questo caso Vini con la rotation, cosa molto probabile. Viene piazzato il filo spinato per rallentare gli attaccanti. Sì, viene tenuto Vini con rotation. Vediamo se viene piazzato lo Jaeger. Valkyrie uccide, distrugge un drone. Non si accorge di un altro drone nascosto all'interno delle piante, che probabilmente è andato a spottare la cam. Quindi presenza scoperta la cam di Valkyrie all'interno di sala da pranzo. Andiamo a seguire la fase d'attacco da parte degli IGP con Super Luke, che va a dronare all'interno di cantina. Nel frattempo i compagni decidono di prendere possesso di cantiere di garage piccolo. Nel frattempo Valkyrie posizionata all'interno di bar, pronta a flancare gli avversari. All'interno del site abbiamo il Bandit, tutti quanti tranne la Valkyrie in questo momento, che è ancora posizionata all'interno delle piante. Viene ucciso in questo momento da Torok con mira al Capitao, che prova a entrare dalla porta principale. Viene nel frattempo aperta da Ibana, viene aperto il muro da Ibana, molto utile per disturbare i difensori e dargli più fastidio possibile. Viene piazzato il secondo mira in questo momento, utile a controllare appunto la rotation, anzi il buco fatto da Ibana. Vediamo come ci sta lo Jaeger in questo momento all'angolo. Viene ucciso un altro operatore da parte di Torok. Ottima kill su Ibana, vediamo se riuscirà a uccidere anche il Thatcher. Restano solamente EQ, Thatcher e Blackbeard per gli attaccanti, mentre i difensori sono ancora in 5. EQ tenta un approccio da biblioteca mentre Blackbeard scende dalle scale di ingresso principale. Thatcher si droppa da botola in cucina, segnala ai compagni la richiesta dell'apertura della botola, ma solamente EQ in questo momento può aiutare il Thatcher. Balla flash, viene visto da Smoke Blackbeard, viene distrutto il primo scudo, viene ucciso Eric, quindi restano solamente 2 GP contro 5 End. Vediamo 50 secondi. Defuser non in possesso. Vediamo Thatcher scopre la presenza di Valkyrie. Lo ingaggia. Grande uccisione di Thatcher. 2 contro 4. Muore adesso in questo momento il Blackbeard. 4 contro 1. Il Thatcher non ha nemmeno il Defuser. Deve andare per le kill. 38 secondi. Viene ucciso lo Smoke e mira. No, scusate, Bandit davanti il garage uccide
L'ultimo difensore, l'ultimo attaccante, portando il risultato quindi in favore degli End, 4 a 3, match point End. Quindi match point per gli End, difesa in mano agli IGP che ancora non hanno piccato il site, che lo piccano in questo momento. Cantina rimessa a motoslitte, pick migliore per questa mappa. Mentre in attacco abbiamo Ashe, Blackbeard, Ibana, Thatcher, l'ultimo operatore ancora da decidere. E bene preso Buck, in difesa notiamo lo Smoke, il Mira, la Valkyrie, classica difesa anche per gli IGP che devono provare il tutto per tutto per cercare di portare questo game ai supplementari, se no si aggiudica la prima semifinale degli End. Andiamo a vedere la fase di rinforzo. Vengono rinforzate le botole da Valkyrie. Seguiamo un po' i primi movimenti dei difensori. Cerchiamo di capire un po' che tipologia di tattica vogliono utilizzare. Se è una difesa più aggressiva, classica difesa del round visto in precedenza. Anche gli IGP vanno a tenere la rotation al muro di Vini. 4 secondi, l'ultima cam di Valkyrie. Deve essere ancora piazzata. Valkyrie apre la porta, piazza in questo momento la cam. Seguiamo la fase di attacco di Ashe, che cercherà di fare più kill possibili per portare in vantaggio la propria squadra. Nel frattempo Buck entra prepotentemente in sala giochi. Vediamo se andrà diretto sul roamer, che viene subito atterrato. Viene, deve essere dronato. Vanno a cercare la kill. Arriva il rinforzo a Valkyrie. Deve essere rianimata Valkyrie, se no viene rianimata dal Bandit probabilmente, ma viene ucciso subito, sempre dal Buck che viene atterrato, ma riesce a portarsi due uccisioni a suo favore. La terza avviene in questo momento da parte di Ashe sulla Valkyrie, che era stata rianimata, quindi 5 contro 2. Devono. Ok, viene rianimato in questo momento il Buck. Restano solamente Smoke e Mira per i difensori. Vediamo che tipologia di attacco vanno a utilizzare il Buck. Va a disturbare lo Smoke da sopra. Intanto Mira uccide il Thatcher. Adesso Buck si appresta a scendere dalle scale principali. Il Mira si avvia a flancare dalle scale di cantina. Nel frattempo Ashe la riesce a flashare, ma non riesce a ucciderla. Viene smoccato Blackbeard. Plant in corso, uccisa Mira, resta solo Smoke. 3 contro 1, Plant in corso. Probabilmente Plant che riuscirà, riesce infatti il Plant, cioè Ashe dalle scale che porta a casa l'uccisione sullo Smoke. Quindi primo game agli End, quindi 1-0 End. A tra poco per il secondo game. Restate con noi. Ok, prontissimi carichi per questo secondo match. Andiamo a vedere se i team sono pronti. Appena abbiamo il via, startiamo subito il secondo match. End pronti. Aspettiamo il pronti degli IGP. IGP pronti, si starta il secondo match. Ricordiamo, la seconda mappa è Oregon.
In caso di vittoria degli End si aggiudicheranno il posto in finale, mentre in caso di vittoria degli IGP verrà giocata la terza mappa su Costa. Tutto molto da vedere, tutto ancora da decidere. Andiamo a seguire subito le fasi preparatorie della difesa da parte degli End con una Valkyr, uno Jäger, uno Smoke. Vediamo gli ultimi due operatori quali saranno e soprattutto il pick della difesa viene piccato in questo momento Dormitorio e vengono presi Rook e Bandit. Vediamo come se la giocheranno questi End che ricordiamo essere il team partecipante alla prima Pro League come primo e unico team italiano ad aver partecipato a una competizione mondiale. Andiamo a seguire la fase preparatoria. Ricordiamo per chi non dovesse conoscere gli End che sono il vecchio team Flamers che ha deciso di unirsi alla End Gaming. Quindi molti li conosceranno come Fury, no scusate, come Flamers, e mentre adesso sono End. È iniziato intanto il game, Valkycam posizionato all'esterno, andiamo a seguire la fase d'attacco degli IGP. Cercano di disturbare i difensori dal finestrone principale. BB continua. No, BB cerca invece di disturbare la finestra di bambini. Ok, riesce in questo momento ad aprire la finestra di bambini. Fase di studio. Viene pick da parte di Bandit. Tenta un pick su BB che non va a buon segno, ma riesce comunque a dimezzargli la vita. Grazie alla Valkycam posizionata precedentemente a inizio round. Vediamo adesso Bandit se proverà di nuovo il flank o tenterà più di rimanere in sight. Bandit accompagnato dalla Valkyria al piano superiore. Si arrampica in questo momento Ivana che cerca di disturbare Bandit all'interno di torre. Rotation per Bandit all'interno di connector per cercare di fuggire in caso di necessità. Ivana va a pick su Bandit, non riesce a ucciderlo. Bandit la colpisce. Vediamo se adesso Bandit tenterà una giocata estrema per lanciarsi di sotto. No, decide di attendere l'ingresso di Ivana. Bandit che viene chiuso anche da BB al piano inferiore. In questo momento si sposta, viene nel frattempo ucciso da Rook, vengono fatte due kill. Adesso in questo momento arriva il Thatcher a disturbare, non viene vista la Valkyrie, Rook si fa una terza kill, chiedo perdono, prima una kill è stata fatta da Valkyrie, non da Rook. 5 contro 2, restano solamente Ivana e Thatcher, fregati dalla presenza di due roamer, non riescono a avanzare, impauriti probabilmente. Intanto un nemico cerca di uscire all'esterno. Valkyrie ancora in torre di guardia alta, non vista. Probabilmente andrà adesso a prendersi il Thatcher. Se lo prende, si porta a casa il primo round. L'end gaming, difesa ottima. 5 operatori in vita, 1-0. Vediamo adesso se gli IGP riusciranno a replicare o quantomeno a portarsi sul pareggio. Vediamo dove andranno a difendere gli IGP in questo caso. Vediamo subito la Valkyrie, il Bandit, lo Jäger, il Mira. Probabilmente andranno nella difesa sotto, la difesa più facile. Infatti, lavanderia e stanza rifornimenti per gli IGP non prendono lo smoke, ma prendono l'eco. E per quanto riguarda le caratteristiche, sia smoke che eco hanno più o meno le stesse funzioni. Andiamo a seguire la fase preparatoria degli IGP che decidono di difendere da principio un site diverso dagli End. Quindi strategia iniziale differente. Valkyrie va alla ricerca dei droni per dare più fastidio e meno riferimenti possibili agli attaccanti.
Vengono posizionate le cam da parte di Valkyrie. Manca ancora una cam. Vediamo che tipologia viene posizionata probabilmente all'esterno. Sì, cam all'esterno per controllare l'avanzata nemica eventuale. Bene, adesso ho fatto una rotation da parte di Yeko. Sinceramente questa rotation non l'ho capita molto in quanto non c'è. Ah, ok, una rotation per il C4. Viene fatto un test C4 per vedere dove arriva. Quindi rotation di mira per poter lanciare un C4 al volo in caso di plant. Gli attaccanti che vanno su un pick classico con Capitao, Thatcher, Ashe, Blackbeard e Ibana, vanno subito a prendere torre alta per evitare di essere chiusi come loro prima avevano chiuso gli IGP. Hanno dronato la presenza dello Jäger che viene ucciso in questo momento da Thatcher. Sì, viene ucciso da Thatcher che prende possesso adesso di torre grande. Per andare poi ad avanzare accompagnato dal Capitao. Nel frattempo troviamo il Bandit all'interno di Meeting che cercherà di disturbare gli attaccanti il più possibile. Dovrà almeno portare un'uccisione se vorrà ristabilire la numero. Viene ucciso in questo momento il Capitao un po' addormentato, ma grazie al refrag di Thatcher viene ucciso il Bandit. Viene ucciso il Bandit in questo momento che. Viene ucciso il Bandit, punto. Va adesso Ashe a dronare 4 contro 3. GP un po' in difficoltà in questa mappa. Cerca adesso Valkyrie di andare a disturbare gli attaccanti. Si droppa forse in questo momento Thatcher in meeting. Nel frattempo abbiamo Blackbeard che tenta un push da blu, vede il mira, probabilmente si aspetta un mira dietro il mira, scusate il gioco di parole, e va adesso a lanciare la prima flash, seconda flash errore di BB, ma riesce comunque a non farsi flashare da solo. Uccisione da parte di Ashe su mira che probabilmente si distrae e viene fraggata da Ashe. In questo momento IGP 4 contro 3, grande giocata da parte di Eric con il C4, però viene atterrato da BB. Resta solamente Ekko, 3 contro 1. Thatcher viene rimbambito Thatcher, muore in questo momento Valkyrie, resta solo Ekko chiuso all'interno dello stanzino e Thatcher di pistola va a chiudere questo round portando gli endgaming sul 2-0. Quindi a lungo da parte degli End, ma come tutti sapranno questo gioco è molto imprevedibile, quindi anche un 2-0 può essere velocemente ribaltato a favore di chi in questo momento si trova sotto. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere la difesa degli End che questa volta vanno a prendere il site più facile da difendere, il site migliore con il Mute, lo Smoke, il Mira, lo Jäger e l'Eco. Quindi preso Mute al posto di Bandit. Viene preso Mute al posto del Bandit, la funzione è più o meno la stessa, bisogna vedere che tipo di strategia vanno a utilizzare. Gli End non vanno a prendere la Valkyrie, quindi di tipologia difensiva diversa per il momento da parte degli End rispetto a quelle degli IGP, mentre in attacco gli IGP vanno a prendere gli stessi operatori presi dagli End prima. Vediamo se gli IGP riusciranno a emulare l'attacco degli End o se sopperiranno anche questa volta a un'eventuale difesa da parte degli End. Mute va in questo momento a prendere possesso di Connector. Viene piazzato un jammer per evitare il droning. Avanzano in questo momento gli IGP. Inizia il round da 5 secondi. Vediamo subito Ashe che andrà velocemente a prendere possesso di punti strategici per dare un vantaggio alla propria squadra. Devono non farsi influenzare da eventuali roamer
in Torre Grande, che hanno portato grandi difficoltà al GP al round precedente. Andiamo a seguire la fase di attacco sempre per cercare di capire un po' come decidono di giocare gli attaccanti. Adesso avanza BB da dormitorio. Il Thatcher va a prendere possesso del tetto. Ash va in questo momento a disturbare all'interno di torre. Va a dronare. Vede la presenza di Snack J che non si accorge del drone. Quindi vediamo se tenterà un push. Sale sulla scala. Va Ash, forse non se ne accorge. Vediamo chi dei due avrà la meglio. Ash decide. No, va a prendere il drone. Non nota più la presenza dello Jaeger. Viene gemmato il drone, quindi non riesce a scovarlo. O comunque forse una minima parte. Sale sul tetto, probabilmente decide di cambiare strategia. Sì, si apposta a un'altra finestra, prova il wallbang, non va. E cerca di distrarre lo Jaeger. Si apposta adesso all'altra finestra. Sta cercando di disorientare lo Jaeger. Sbaglia al lato del palazzo. Lo Jaeger coglie l'occasione per dropparsi. Vs Ash, viene fraggato lo Jaeger. Buona giocata da parte di Ash in questo caso, che non si fa cogliere impreparata e riesce così a uccidere lo Jaeger. Nel frattempo viene ucciso Blackbeard da Mute, posizionato all'interno di Meeting, che quindi porta di nuovo il pareggio di operatori. Ash al piano di sopra deve andare a uccidere e levare il Mute all'interno di Meeting. Va col drone a cercare la posizione. Sente l'apertura di una porta. Controlla il flank. 35 secondi. Gli GP stanno in ritardo con le manovre di attacco. Vanno in questo momento a smoccare all'interno. Ah, scusate, a tirare il fuoco all'interno del mira. Deve andare al plant. Il Thatcher. Plant in corso. Coperto dai compagni. Plant è riuscito. Viene ucciso però il Thatcher. Il Mute rientra. No, il Mute si trova ancora in Meeting. Viene visto da Ash che lo fragga. 3 contro 3. Mira si apposta sotto la botola. Viene ucciso l'Eco. Vengono flashati entrambi i difensori. E Smoke, incredibile, riesce a defusare attaccanti colti impreparati. Grave errore da parte degli GP, che non tengono il controllo del defuser. E così gli End si portano sul 3-0. Erroraccio da parte di gli IGP, che non tengono il defuser. Difesa adesso degli IGP, che si trovano costretti a rincorrere 3-0. Gli End, dormitorio bambini, difesa per gli IGP, quindi cambiano site, cercano di andare a provare una difesa diversa. Cercano di cambiare site per cercare di vincere il round e non dover stare sotto botta al match point. Andiamo a seguire sempre la fase di preparazione delle difese. Fase comunque molto importante per i difensori, per organizzare la tattica, per organizzarsi a loro volta. Viene distrutto un drone. 5 secondi e inizierà il terzo, quarto match, o round se preferite. Vengono piazzate 2 cam di Valkyrie, ne manca ancora una. Nel frattempo gli End vanno ad avanzare. Vengono subito fatto, bene, subito preso possesso di torre. Molto importante, abbiamo visto in questo game il possesso di torre. Sempre i roamer all'interno di torre. Viene colpito il Bandit, viene colpito anche il BB. Vediamo adesso se gli End riusciranno velocemente a conquistare. Fase di droning da parte degli attaccanti.
cercando i eventuali roamer. Bene, aperta adesso Connector. Connector, lato torre. Vengono rotti tutti quanti le cariche di Bana. Cerchiamo di seguire il più possibile. Tanto Lascia ancora ferma sul drone. Vede in questo momento il passare lo Jaeger. Adesso tentano gli End un attacco sul dormitorio piccolo. Viene visto lo smoke, viene visto un piede. Cerca il BB di colpirlo. Nel frattempo Ash uccide lo Jaeger all'interno di cucina. Devono assolutamente uccidere lo smoke. Mi è droppato il disinnescatore da parte di Blackbeard, che cerca in questo momento di prendere possesso di dormitorio piccolo. Droning da parte dei compagni per scovare gli avversari. Lascia ancora a controllare cucina. Adesso BB si sposta sul finestrone principale. Arriva la prima granata infuocata. Viene uccisa con la Claymore. L'ultimo operatore rimasto, quindi degli GP, dicevo, viene ucciso con la Claymore, un altro GP, morto l'ultimo, 4-0, gli End dominano questa mappa, ultimo round forse, match point per gli End. In caso di vittoria gli End andranno a qualificarsi alla finale contro i Globus Sixth. E vediamo subito adesso difesa da parte degli End, qua si giocheranno la partita probabilmente. Quindi viene presa un Frost, cambio di pick improvviso. No, era no, cambio di pick, viene preso Frost, non lo sanno nemmeno loro. La prendono, non la prendono, non la prendono. Quindi cambio idea, prendono Valkyrie, Jaeger mira smoke e vanno in difesa a dormitorio, anche loro finalmente in difesa a dormitorio. Andiamo a seguire quindi questa difesa da parte degli End. La cam di Valkyrie lanciate alla meno peggio. Viene visto il drone, cerca di prendere il drone e lascia perdere per non perdere troppo tempo. Una cam è stata già piazzata, diamo adesso le altre due cam. Rinforzo il muro in cucina. Non mi va. Beh, si è buggato un po' il gioco, quindi non posso farvi vedere Thatcher e Ashe. Ah no, non è vero. Si è sbuggato. E niente, andiamo quindi a seguire la fase di attacco di Ashe, che va subito a tentare un pick dal finestrone. Difensori tutti all'interno del site, tranne Mira e Valkyrie, che stanno in questo momento andando a prendere posizione. Arriva anche il Bandit a prendere posizione all'interno di cucina. Attaccanti ancora tutti fuori. Solamente forse in questo momento andrà Capitao a tentare di disturbare. Il Mira intanto all'interno di bagno, quindi controlla il flank, lo vede, non se ne accorge, quindi non lo vede, ma neanche Capitao si accorge di Mira. Restano ancora tutti in posizione. Valkyrie sa della presenza di Capitao, o comunque quantomeno se lo aspetta, quindi tiene controllo della finestra. Va al drone Capitao. Nel frattempo Smoke da sotto la finestra prova un pick sul tetto. GP che probabilmente tenteranno un attacco instanzino. Abbiamo ancora lo scontro a fuoco. Buona rotation da parte di SnackJay, che può controllare la finestra dal piano superiore. Nel frattempo Smoke continua a fare rotation all'interno del site. Avanza Blackbeard in corridoio, prende possesso in questo momento della cameretta matrimoniale a fianco a... Intanto c'è stata una doppia kill tra Capitao e Valkyrie, che si annientano a vicenda, quindi non cambia nulla. Sì,
sempre pareggio numerico di operatori per entrambi i team. Viene aperto in questo momento lo stanzino, prima smocca andata, ancora un minuto da giocare. Un nemico rivolto all'esterno che esce al di fuori, Snack in questo momento riesce a rientrare solamente ora all'interno di cucina. Stavano per fare un team kill gli GP. Viene visto Snack J colpito ma ucciso. Jaeger uccide Ashe, viene uccisa anche Ibana. 4, 3 contro 2. Restano solamente Termite, Thatcher e Blackbeard. Bandit controlla cucina attraverso il mira. Va il Thatcher col Prefire a impensierire il Bandit che si sporge in questo momento. Prefire è andato a segno. 2 contro 2. Restano Jaeger e Mira. 20 secondi per gli attaccanti, devono sbrigarsi. 18 secondi. Non hanno il defuser, devono andare a prendere il defuser. Ci va in questo momento Blackbeard. 10 secondi. Non hanno più tempo. Va in questo momento Blackbeard a plantare. Non viene coperto dal Thatcher che quindi muore Bandit. Sì, ciao, muore BB, muore Thatcher. Vincono gli End 5-0. Netta superiorità degli End che si aggiudicano la finale. Quindi torniamo subito da voi con le interviste, non ve ne andate. Arriviamo subito. Ok, allora scomposto i ragazzi. Oh Madonna, che calda. User left your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. Eric. Ciao Eric. Ciao ragazzi. User was moved to your channel. E sì, ciao anche a Snack J. Ciao Snack J. Ciao ragazzi. No, è Toro che quello che intervista. Ah, è Toro che mi hanno scritto Snack J, mi hanno scritto. No, io mi dicono che è Flappo. Ok, tu rimani o ti sposto giù o dimmi tu? No, vabbè, no, sposto giù, guardo insieme a tutti gli altri. Ok, ti sposto. Ok, perfetto. Ciao Toro. Ciao Dorok, buonasera. No, intanto complimenti a entrambi i team per la bella partita che ci avete fatto vedere questa sera. E non so, iniziamo con le vostre impressioni, poi passiamo con le domande dei ragazzi sulla live. Facciamo parlare prima Eric. Vai Eric, prendi Dai, parola. inizio prima io. Guarda, per quanto riguarda Chalet, sono contento perché per noi è andata fin troppo bene.
Potevamo sicuramente vincere qualche round in più, anche se ne abbiamo vinti tre e contro i ragazzi sono tantissimi, secondo me. Però lì sono contento perché abbiamo fatto pochi errori, forse. Guarda, in attacco eravamo molto molto in difficoltà perché le loro difese sono veramente ottime, direi. Però sono un po' deluso per Oregon. Sono deluso per quanto riguarda soprattutto, se non erro, era il terzo round, magari me lo dite poi a me, dove noi plantiamo 3-2 per noi e facciamo spantare così. Sì, era una domanda lì, che ti avrei fatto, quindi vai. Lì sinceramente io personalmente tilto e non, cioè, non riesco a giocare, perché questa è una cosa che per noi è inammissibile, capito? Certo. Però vabbè, sarà... Vabbè, sono errori che ci stanno, si migliora anche dopo gli errori. Sì, però sinceramente quando tu planti, sai, no? Ma è stato un errore di squadra, una mala comunicazione sbagliata? Quali sono state le impressioni? Sì, no, non avevamo il buco fondamentale che si fa nel... Ah, il classico buco sul muro. Sì, nel muro di Auletta, lì, per coprire. Mm-hmm. E uno era bloccato su scale, un altro non mi ricordo dove, io stavo coprendo conference, forse magari, non lo so, ho sbagliato pure io, non lo so, dovevo andare anche io a coprire il plan. Comunque, però... succede, si migliora anche sotto questo punto di vista. Sì, sì, vabbè, ma i ragazzi sono bravissimi, io, cioè, gli rinnovo i complimenti anche stasera, perché... questo è quanto. Perfetto, allora passiamo adesso... Grazie. A Torok, facci sapere le tue impressioni, poi passiamo a qualche domandino. Complimenti anche voi GP, sono molto soddisfatto, soprattutto Chalet, è stata una bellissima partita combattuta. Devo dire che sono abbastanza impresso da come siete cresciuti, anche se vabbè. E devo dire che riesco, cioè si vede, si nota in molte occasioni come riuscite a coordinarvi, anche adesso poi non so, magari siete abituati a fare un attacco bar o forse no. Però si vede come siete riusciti, come riuscite forse a chiamarvi fra di voi, a ruotare e a fare i tool dove c'è bisogno. E insomma, ho visto poca gente che magari spreca il proprio tool, ma anzi, riuscite a combinarli insieme e dove volete aprire, aprite e poi ruotate per, insomma, ecco, per guadagnare il massimo dai buchi che avete fatto. Quindi molto bravi, bel game. E anche su Oregon vi ho visto la stessa cosa, che da proprio l'idea che vi impegnate in qualche modo, cioè non giocate ognuno per sé, ma avete un'idea in mente, e soprattutto se vedete qualcosa da cambiare durante un round, ho visto che lo fate. E mi è piaciuto moltissimo i plant che siete riusciti a fare su Oregon, perché nonostante avessimo tante cose per mettervi in crisi, come Echo e Smoke dietro un Mira, avete giocato molto bene i vostri tool con la fiamma di Capitao e vi siete gestiti benissimo le Thatcher per togliere il drone. Quindi tanta roba, bravi. Grazie. Devo dire che sono contento di vedere che negli ultimi mesi la scena italiana sta crescendo, magari non di numero, però sta sicuramente maturando, e vedo più e più team che iniziano a sbattersi, e penso proprio che vi troviate la sera per strattare, per scrimmare, e i risultati iniziano a vedersi. Quindi finalmente anche in Italia si ha una parvenza di serietà, e non vedo l'ora che arriviamo tutti all'ECI. Sicuramente ci saranno anche altri tornei da poter incontrarvi e scontrarvi di nuovo, anche con altri team. Penso che non sarà questo l'ultimo, e ce ne saranno molti altri. E mi chiedono dalla live se la vostra tattica di Oregon è una tattica premeditata o una tattica improvvisata dato la Pro League di ieri. Presumo la mia risposta è premeditata, però voglio sentire la vostra, insomma. Ma noi generalmente andiamo a fare un miscuglio, cioè guardiamo sicuramente la Pro League. Vabbè, chi non la guarda, insomma. Esatto, la guardiamo, giochiamo anche contro i team di Pro League. E quindi bene o male vediamo magari anche dove i nostri attacchi riescono meno, quindi dà l'idea che la difesa sia solida. E il problema però di copiare le difese è che bisogna capirle bene, perché soprattutto magari se giochi con un tot di uomini, con pochi uomini in sito e gli altri a giro, cioè che non giocano dietro dei rinforzi o non giocano con delle camere di Valkyria, devi capire bene, cioè loro devono imparare bene cosa stanno facendo e in ogni momento più o meno cosa riescono a vedere, che informazioni riescono a dare agli altri. Quindi sì, le difese sono in parte copiate, però dopo il modo in cui ognuno la gioca cambia parecchio. Certo, uno spunto, diciamo, viene preso, ma penso tutti, esatto, prendano spunto, sì, dalla, sì, Pro, sì, League. Sì. Sarebbe, sì, ipocrita, bisogna dire di no. No, no, assolutamente, infatti.
E niente, non so, io vi ricordo che gli IGP adesso non hanno finito, hanno una finale terzo e quarto posto contro gli Easy, data ancora da decidere tra domani e venerdì, mentre gli End avranno la finalissima contro i Globus, anche per voi data da definire tra giovedì e venerdì. Vediamo adesso come gestiranno gli admin il torneo. E niente, ragazzi, penso sia stata comunque una bellissima partita. Un bellissimo match, spero vi siate divertiti sia oggi che all'interno del torneo. Un'ultima cosa che ho notato adesso, scusate, chiedono se agli IGP se c'è stato un rischio di team kill fuori Oregon di Ash sul Thatcher. Io, sì. Ci vuoi spiegare un po' cosa è No, successo? perché lo Jaeger si è lanciato, no? L'ho Sì. visto purtroppo in ritardo, ok? Sì. Poi ho sentito, non so, ho sentito che c'era la presenza di un altro, ho detto, vabbè, forse se ne è lanciato un altro e stavo quasi per sparare, però era, ho visto Mi che sa che un era... colpo gliel'hai sparato, se non vorrei No, sbagliarmi. non lo so, no, mi sa di no, mi sa di no. Ah, ok, vabbè, comunque diciamo, rischio team kill evitato per fortuna. Sarebbe Sì, stato vabbè, ma lui... abbastanza. E poi bravissimo Snake J perché mi ha fatto una kill strepitosa lì. Ero convinto di mettergli un bel headshot che lui era a terra, disteso, vabbè. Bravo. Bravi Perfetto, tutti, ragazzi. ragazzi, vi Spero di faccio ribeccarvi presto. sicuramente, competizioni ce ne saranno, quindi vi faccio di nuovo l'in bocca al lupo per il proseguimento Grazie a voi e per il torneo. buona serata, Un'occasione per... buon proseguimento e buona serata. Grazie, Ciao grazie. Ciao, ciao. ragazzi, User left your channel. e mentre con voi ragazzi della live User ci left your channel. vediamo al prossimo appuntamento che sarà giovedì con o finalissima o finale terzo e quarto posto. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, vi auguro un buon proseguimento e una buona notte a tutti. Ciao!